Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a Watson in Piemonte, in studio Mariangela Salvalaggio. Al via da oggi Artissima, la manifestazione di Torino che ritorna dal vivo, giunta alla 29esima edizione, anche quest'anno ricca di eventi. Arthur Jaffa alle OGR, l'israeliana Michael Rovner alla Fondazione Merz, la personale del pittore rumeno Victor Mann alla Fondazione Sandretto, Olafur Eliasson al Castello di Rivoli e molto altro ancora. Aprono al pubblico anche Flashback, la fiera dove l'arte mescola antiquariato e moderno, The Others, dove si trova la sperimentazione in prima battuta, e Club to Club, il festival internazionale di musica elettronica agli OGR, preludio della Notte delle Arti di sabato 5. Voltiamo pagina, uno studio coordinato a livello nazionale dall'Università di Torino su nuovi farmaci in grado di ridurre il colesterolo nei pazienti malati di cuore, e ancora una ricerca condotta negli Stati Uniti sull'analisi delle registrazioni vocali per identificare patologie cardiovascolari. Sono alcune delle novità trattate in occasione delle 34esime giornate cardiologiche torinesi, il tradizionale convegno dedicato alla cardiologia, alla cardiochirurgia, alla chirurgia vascolare promosso dalla Città della Salute dall'Università Torinese. Tra gli ospiti il professor Pedro Bugada, scopritore dell'omonima sindrome di alterazione del cuore, e Gian Mario Taricco, il trapiantato più longevo d'Europa. Ai nostri microfoni il professor Gaetano Maria De Ferrari, direttore della struttura di cardiochirurgia universitaria della Città della Salute. In cardiologia in particolare affronteremo le cardiopatie aritmogene ereditarie, affronteremo i benefici dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo della ricerca e soprattutto per le cure della cardiologia, affronteremo malattie che impariamo a conoscere sempre di più come l'amiloidosi, come l'ipertensione polmonare, e anche punto su diversi interventi valvolari. Chiudiamo in musica, James Taylor in concerto al Teatro Colosseo di Torino stasera alle 21, per i fan l'occasione per ascoltare i brani della sua straordinaria carriera, alcuni contenuti nel suo ultimo album, il 20° American Standard. È tutto, in regia Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.